L'architrave è un elemento primordiale nell'architettura, tant'è vero che lo troviamo nelle prime costruzioni presenti in alcuni luoghi con i tempi megalitici, e cioè il sistema trilittico per eccellenza, dove abbiamo due elementi verticali e un altro orizzontale che va a chiudere strutture molto semplici. Abbiamo poi uno sviluppo successivo nell'architettura greco-romana con i vari ordini architettonici. L'architrave in quel contesto epistiglio, cioè ciò che sta sopra le colonne, diventa un elemento importante e fondamentale anche da un punto di vista estetico. Ce ne occupiamo però dell'architrave in un contesto differente, quello che oggi è l'architrave. L'architrave ha avuto sviluppi differenti. Se da una parte era connotante nella facciata greco-romana, dall'altra parte è sempre stato un elemento presente nelle facciate comuni e quindi con materiali e in architettura anche povere, quindi travi in legno o in pietra comunemente utilizzate nell'architettura storica. C'è poi lo sviluppo successivo e moderno, quello di un architrave che viene realizzata con materiali nuovi, con il cemento armato, con l'acciaio e così via, ma la funzione strutturale rimane ovviamente invariata. E c'è dall'altra parte tutto un filone che riguarda in realtà gli archi, e cioè la piattabanda nasce proprio come un'alternativa all'architrave. È una trave fatta di mattoni, ma fatta in modo tale da inclinare i mattoni e a funzionare dal punto di vista strutturale come un arco, quindi spingere lateralmente il carico che riceve dall'alto, e questo storicamente è stato fatto in due maniere, in quelle che vengono chiamate piattabanda alla romana e piattabanda alla francese. Cambia semplicemente la disposizione dei mattoni all'interno della piattabanda stessa, quindi si potrebbe dire che è un arco a sesto talmente ribassato da risultare quasi orizzontale o con una minima curvatura verso l'alto, proprio data solo nel momento della costruzione. Oggi questo tipo di piattabanda è diventata una piattabanda falsa, e cioè perde la funzione portante, o perlomeno non funziona più come una vera piattabanda, ma è una fila di mattoni, per esempio, messi di coltello a formare praticamente una piattabanda che, ripeto ancora, non ha una funzione portante. Questa deve essere garantita con un'architrave nascosta dietro, oppure con dei ferri a L o putrelle in acciaio che in qualche modo, oltre ad avere la funzione di architrave, vanno anche a tenere, diciamo così, il peso e a bloccare il movimento appunto di questi mattoni messi di coltello, che altrimenti non avrebbero una grande tenuta. Quindi, in un certo senso, la piattabanda armata si potrebbe dire che è il punto di fusione tra l'architrave e l'arco dall'altra parte. E molte volte nell'architettura moderna esiste anche quasi una scomparsa dell'architrave. Questo è dovuto ovviamente a motivi spesso stilistici, scelte del progettista, che non vuol marcare appunto con l'architrave come si fa in altri tipi invece di scelte architettoniche e strutturali, cioè quella di rendere visibile proprio l'architrave. In queste altre situazioni l'architrave è come se scomparisse da un punto di vista estetico e di impatto nella facciata, ma in realtà strutturalmente c'è sempre ed è presente ed è indispensabile, tra l'altro. Uno dei problemi principali dal punto di vista strutturale che si incontrano nella posa e nell'utilizzo dell'architrave e l'appoggio ai due lati. Spesso questo risulta insufficiente, e ne abbiamo purtroppo degli esempi con l'ultimo sisma di strutture dove proprio per un appoggio insufficiente alle due spalle c'è il crollo parziale della muratura o addirittura della struttura. Normalmente la quantità, diciamo, o la distanza di appoggio dovrebbe essere proporzionale ovviamente alla luce. Più aumenta quest'ultima e più aumenta anche l'appoggio. Mediamente si deve partire da almeno 20 cm di appoggio per una luce che non supera un metro, e andando oltre gli appoggi devono essere almeno 25 cm. Qui abbiamo un esempio, appunto, ovviamente è solo un esempio dimostrativo, non è una struttura vera e propria dove viene inserita realmente un'architrave. Un altro problema legato sempre ad aspetti strutturali è anche quello delle armature. Qualche volta i tecnici in cantiere o il capocantiere va ad inserire delle armature aggiuntive, a volte anche di sua iniziativa, ed è un'ottima scelta perché proprio nell'angolo della finestra partiranno le prime crepe in caso di un terremoto.
è bene che le armature laterali siano il più possibile lunghe, specialmente quando si tratta di piatabande armate. In quel caso lì risulta proprio indispensabile un prolungamento delle armature il più possibile all'interno nelle due spalle dei due appoggi. Negli ultimi anni, specialmente in edifici esistenti, l'utilizzo dell'architrave è limitato proprio perché dovendo inserire un elemento portante in una struttura esistente è necessario spesso per effetto dei calcoli che vengono fatti anche per poter mantenere lo stesso livello di rigidezza della struttura inserire dei portali in acciaio, quindi spesso l'architrave è parte di un telaio metallico di elementi appunto di profili in acciaio che vengono saldati tra di loro e diventano un telaio robusto che sostituisce la parte di muratura tolta e demolita precedentemente. Bisogna fare attenzione qualche volta nelle travi precompresse che vengono utilizzate come architravi. Queste non devono essere mai posate al contrario, anche a livello di deposito in cantiere, perché hanno delle armature pretese e quindi bisogna fare attenzione a non farle proprio crollare nel momento della posa. Quindi il verso è importante e lo è sempre ovviamente anche in tutti gli altri casi. Ogni volta l'architrave ha un'armatura e ha un suo verso. In questo caso, per esempio, l'architrave è pensata perché sia modulare con i mattoni uni e quindi è un 12 cm, 11,5 x 7,5, e quindi bisogna pensare ai due utilizzi. Generalmente quindi vengono posate in questo modo e qualche volta possono essere utilizzate anche di piatto. Si tratta però sempre di un elemento strutturale che va calcolato e quindi le dimensioni, il tipo di armatura vengono decise nel progetto dal progettista stesso. Quando l'architrave rimane a vista, e quindi la scelta estetica è quella di marcare proprio questo elemento costruttivo e renderlo ben visibile in facciata, bisogna fare molta attenzione con l'altezza dell'architrave, specialmente quando questo si abbina, per esempio, a una muratura a vista. In questo caso l'altezza dell'architrave deve essere un multiplo delle mani dei mattoni, quindi in modo tale da avere continuità nella parte superiore poi delle file successive che verranno posate di mattoni. Quando è necessario, qualche volta, bisogna anche pensare a piccoli giunti di dilatazione laterali, specialmente quando il materiale utilizzato per l'architrave è differente da quello della muratura. E quindi per poter dare la possibilità appunto di una piccola dilatazione termica, dei piccoli giunti laterali possono essere necessari. Per quanto riguarda l'infiltrazione dell'acqua in architrave, il problema principale può essere quello della superficie che viene lambita dall'acqua e quindi in alcuni casi può essere necessario un piccolo gocciolatoio. Non c'è ovviamente bisogno di un gocciolatoio nel momento in cui l'architrave viene realizzata a filo con l'infisso. È un caso in Italia abbastanza raro, pur rimanendo a vista, l'architrave non ha bisogno di un gocciolatoio perché l'infisso viene proprio a filo dell'elemento stesso. Uno dei problemi principali che si incontra nella pratica costruttiva è quello del ponte termico dell'architrave stesso, a maggior ragione quando questo viene posato nella parte esterna e quindi si lascia libero lo spazio interno, a volte con due architravi sfalsate in altezza, per poter alloggiare all'interno il cassonetto per l'avvolgibile. In questo caso, in questa zona qua, abbiamo praticamente uno spessore della muratura che è molto più limitato, quindi l'involucro edilizio risulta più debole, più sottile e tra l'altro con materiali che essendo portanti sono quasi sempre calcestruzzo, acciaio o laterizio armato come in questo caso, il che significa avere appunto una zona che diventa un ponte termico e questo va evitato. Si cerca di far fronte a questo problema con un isolamento termico interno fatto con il cassonetto dell'avvolgibile che negli ultimi anni viene realizzato anche come un blocco unico. In questo modo è possibile evitare il ponte termico, ma è un lavoro fatto all'interno e qualche volta risulta discontinuo nelle due spalle o negli appoggi. Qualche volta l'architrave negli ultimi anni viene realizzata anche con materiali particolari, per esempio esiste in commercio una tipologia di architravi fatte con materiale
altamente isolante dal punto di vista termico e con una parte interna di calcestruzzo. In questo caso c'è il vantaggio di evitare subito il ponte termico, ma il problema in quel caso nasce proprio negli appoggi, perché essendo un materiale comprimibile il polistirene espanso può creare problemi di instabilità. Un architrave in laterizio invece risulta in genere compatibile con le murature quando queste ovviamente sono realizzate in materiali simili, cioè in laterizio, che sia laterizio alveolato o mattoni più o meno tradizionali, un'eventuale copertura anche con l'intonaco risulta più facile e si evitano crepe antiestetiche e problematiche per quanto riguarda la durata nel tempo poi della facciata. Quando l'architrave viene realizzata nella parte esterna a vista con mattoni, e quindi è una specie di piattabanda, ma come abbiamo già detto, piattabanda finta, falsa, non ha una funzione portante, quest'ultima a sua volta deve essere sostenuta da una struttura metallica, per esempio. Una delle scelte che si fanno in questo caso è proprio quella di inserire nella parte superiore e laterale dei mattoni un ferro a L che va a tenere quindi i mattoni sospesi e si realizza quindi un'unione con la parte interna della struttura dove abbiamo un architrave magari in cemento armato o in laterocemento che ha la sua classica funzione portante ed è nascosta. Un'altra scelta è quella di posizionare sempre i mattoni e di creare una specie di architrave, quindi una piattabanda architrave, vale a dire mattoni messi di coltello con armature metalliche inserite all'interno, e in questo modo abbiamo praticamente un elemento unico che viene realizzato a piede d'opera e poi viene posizionato successivamente. Un'altra scelta ancora è quella di posizionare i mattoni creando nel momento della posa un sostegno inferiore, poi vengono posati i mattoni e sopra un'armatura in acciaio, quindi un traliccio metallico che può essere nascosto all'interno dei giunti di malta con dei ganci a C che vanno ad afferrare gli strati di malta verticali all'interno della piattabanda stessa.